lei c'era questa mattina? Sì, sì, ero presente. Sì, sì, sono stata presente all'aggressione. Sono un po' sotto shock. Sotto shock. È ancora sotto shock la professoressa che ha soccorso la collega che è stata accoltellata a Varese in questo istituto professionale, che è stata colpita 3 volte alla schiena da un alunno di 17 anni. Erano da poco passate le 8 e in questo istituto all'interno dell'atro è avvenuta l'aggressione. È avvenuto tutto in pochi istanti, istanti di paura misti a incredulità per un gesto simile commesso da un minorenne. Nelle menti dei ragazzi è difficile entrare e capire perché è stato fatto. Non c'è stata nessuna discussione su questo, assolutamente no. Nessun litigio, nessuno screzio, nessun diverbio prima dell'accoltellamento. Un'aggressione improvvisa e inaspettata. La telefonata al 118, la corsa in ospedale, l'intervento chirurgico per suturare le ferite riportate. Per fortuna, ora, la professoressa non è in pericolo di vita, ma tra i genitori c'è tanta preoccupazione. È orribile sapere che un ragazzo fa questo, veramente orribile. Io adesso con che coraggio porto qua mio figlio? Il minorenne è stato arrestato, era in possesso di un coltello a serramanico portato da casa. No, ma non sarei mai aspettato che una mia prof sarebbe stata coltellata. Mi ha scioccato anche, cioè, la coltellata. Pesante. Un po' scioccato, sì, perché non pensavo si potesse arrivare a tanto, ecco. E un gesto del genere, ecco, è inaccettabile. Sono un po' spaventato, cosa potrebbe succedere. Ma un gruppo di studenti all'uscita di scuola ha rivolto insulti ai giornalisti.